Bene, buonasera a tutti. Questa sera volevo parlare un po' di questo argomento generale che può essere visto sotto questo titolo: il valore universale della sapienza ebraica. Ma prima di addentrarci nell'argomento, ascoltiamo il brano del libro della Sapienza che verrà proposto nelle letture domenicali di domenica prossima. Ascoltiamolo, siamo al capitolo 2 del libro della Sapienza. Dal libro della Sapienza. Dissero gli empi: tendiamo insidia al giusto, che per noi è d'incomodo e si oppone alle nostre azioni. Ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Vediamo se le sue parole sono vere. Consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infame, perché, secondo le sue parole, il soccorso gli verrà. Parola di Dio. Bene, grazie, grazie. Allora, dicevo, volevo parlare di questo argomento, il valore universale della sapienza ebraica. Beh, intanto partendo molto dall'esterno e cercando di andare avanti un po' per sommi capi, se noi prendiamo tutto l'Antico Testamento, lo possiamo dividere in tre grandi parti. La prima parte potrebbe essere il periodo fondativo, ovvero i libri della Torah, i cinque libri della Torah e i libri storici, periodo fondativo del popolo ebraico. Poi c'è, potremmo dire, una seconda parte, sempre della Bibbia ebraica, dell'Antico Testamento, il movimento profetico, con tutti i suoi addentellati che ci sono. E infine, terzo momento, il momento sapienziale, con i libri sapienziali. Quindi tre grandi periodi. Periodo fondativo, quando il popolo si fonda e riprendendo cose più antiche, partendo da Adamo ed Eva. E questo è il periodo, potremmo dire, intorno all'anno 1000, vada come anno 1000. Periodo profetico che è prima e poi immediatamente prima della caduta di Gerusalemme, l'esilio a Babilonia, e appena dopo, periodo profetico, quindi intorno al 500 avanti Cristo, 500, il periodo babilonese va dal 580 al 520 circa, quindi intorno al 500 come secolo. Invece poi questo periodo sapienziale che arriva ben più tardi, nel V-VI secolo avanti Cristo, quindi dal 400 fino al 100 avanti Cristo e anche qualcosetta un po' dopo, Poi uno può dire che questa divisione a tre grandi blocchi non è proprio esatta, perché per esempio il movimento profetico poi si prolunga con i profeti che hanno lo stile apocalittico, che sono già molto più recenti, però, tanto per dire grosse linee. Questo periodo sapienziale si sviluppa nel popolo ebraico quando viene a contatto con il mondo, col mondo greco. Noi sappiamo che un grande personaggio della storia del tempo è stato Alessandro Magno. Alessandro Magno è morto nel 323 avanti Cristo, e Alessandro Magno, con le sue conquiste, con le sue cose che ha fatto, ha
messo insieme quello che era il mondo greco col mondo persiano, vincendo l'impero persiano e facendo una galassia unica che poi si è dissolta dopo di lui in tanti altri staterelli, divisioni varie che non conosco bene e vi risparmio, però con la sua figura o comunque col suo periodo si è sviluppato questo che è il cosiddetto mondo ellenistico, che ha influenzato assolutamente tutta la cultura del tempo. Partendo da quelli che erano i vari punti principali del mondo di allora. Potremmo dire che è stata una prima volta una globalizzazione. Noi parliamo oggi di globalizzazione, abbiamo una lingua sola che è l'inglese, abbiamo tutti gli stessi strumenti, parliamo di globalizzazione. Anche allora c'era stata una prima globalizzazione. Globalizzazione con la lingua, che era il greco. Poi parlato anche in modo diverso, però. Oppure una globalizzazione con un grande influsso della cultura greca, della filosofia greca, che aveva un suo grande spessore. La filosofia greca era nata prima di Alessandro Magno, i grandi filosofi greci sono precedenti, però questa conquista di Alessandro Magno, questa unificazione, questa globalizzazione ha portato sì a questa cultura molto universale, dove il popolo ebraico si è trovato inserito. Si può dire che con i profeti, che è il periodo precedente, prima della caduta di Babilonia, il popolo ebraico aveva la sua piccola esperienza nel regno di Israele finché c'è stato. E nel minuscolo regno di Giuda. E lì finiva tutto lì. Difatti, i profeti più antichi parlano a questo popolo minuscolo dicendogli di salvaguardare la loro identità, salvaguardare il loro Dio, salvaguardare le loro tradizioni, che sono la legge, il tempio, il sacerdozio, il sacrificio, il libro e tutte quelle cose lì. Con la diaspora Babilonia è iniziata una diaspora che poi è continuata in tante altre occasioni. Sì, gli ebrei si sono sparsi un po' dappertutto. Nel periodo questo del 400, 300 avanti Cristo o 200 avanti Cristo, per esempio ad Alessandria d'Egitto, c'era una comunità ebraica importante, tanti ebrei. Ma così pure anche in altre città. Difatti poi sappiamo dal Nuovo Testamento che quando San Paolo va trova gli ebrei dappertutto. Quindi vuol dire che gli ebrei erano più fuori dalla Palestina di quanti erano a Gerusalemme e nei dintorni, erano più fuori. Non per nulla, grande importanza ha avuto nel 250 avanti Cristo, tanto per mettere una data, la traduzione in greco della Bibbia, cosiddetta traduzione dei 70, che poi è diventata privilegiata rispetto quasi all'originale. Il Nuovo Testamento, quando cita la Bibbia, la cita in greco secondo la traduzione dei 70. Anche perché il Nuovo Testamento è scritto in greco, quella era scritta in greco, quindi. Quindi un grande fermento c'è stato in questo periodo. E questo ha fatto sì che il popolo ebraico ha dovuto come ripensarsi, dovuto ripensarsi. E quindi anche costruirsi una vita spirituale che fosse sì ancora fedele alla loro tradizione. Certo, non è che hanno. Dimentichiamo la nostra religione e prendiamone un'altra, no, ma dire conserviamo l'essenziale e prendiamo il buono che c'è dalle nuove, dal, da, da, da questo nuovo mondo culturale che è cambiato, che è diverso, che non è più il nostro mondo al tempo dei profeti, ma che è assolutamente diverso. E quindi entrando in contatto con la cultura, entrando in contatto con tutto quel che c'era dopo. Certo, poi con alti e bassi, con tira e molla, come sempre succede in queste cose, però
per esempio del 150 avanti Cristo, la cosiddetta rivolta dei Maccabei, che cercano di difendere le loro tradizioni in Gerusalemme, rispetto del Tempio, di Dio e via dicendo, contro l'idea di mettere le divinità greche nel Tempio di Gerusalemme, quindi far diventare un Tempio degli idoli greci. Quindi accettiamo il buono, salvaguardando il nostro, respingendo aberrazioni che non vanno bene. E la rivolta maccabaica, per esempio, è in questo senso. Colpisce molto, per esempio, la differenza di stile tra questi libri sapienziali, che sono di questo periodo, rispetto ai libri più antichi o del fondativi o i libri profetici. Per esempio, nei libri profetici ogni 3x2 si dice Dio disse, oppure oracolo del Signore, e aperte le virgolette, Dio parla e il profeta riporta le parole di Dio. Se noi leggiamo i libri sapienziali, Dio sì viene citato, certo, ma molto meno. Non c'è ogni 3x2 che Dio dice, anzi dice poco nulla. Viene più lasciato spazio a una riflessione, a una riflessione più, potremmo dire, umana, una riflessione più, potremmo dire, filosofica, una riflessione più sapienziale proprio, sapienziale. Se noi parliamo sempre nel periodo precedente, libri profetici, c'è molto la salvaguardia del Tempio di Gerusalemme e del culto che va fatto solo nel Tempio di Gerusalemme. Questo, per esempio, in particolare, ancora i libri più vecchi, il Deuteronomio, che è tra i fondativi, ma è un po' più recente, dice il culto solo a Gerusalemme, solo lì sacrifici, lì sacerdoti, lì questo, lì quello, lì quell'altro. Se noi siamo nella diaspora, dov'è il Tempio? Non c'è. E quindi tutto questo culto, tutto questo stile sui sacrifici, tutte quelle cose che si facevano a Gerusalemme, manca la materia prima, manca il Tempio, manca il sacrificio, mancano i sacerdoti. E quindi, per esempio, in questi libri sapienziali si parla pochissimo di sacrificio, si parla pochissimo di Tempio di Gerusalemme, si parla pochissimo di altre cose che invece in altri libri sono assolutamente essenziali. Ma la stessa legge, la Torah, viene citata di meno. Sì, c'è di riferimento alla legge, per carità. Legge intesa le norme che gli ebrei avevano. Ma però si fa quasi più un discorso, come dire, di parlarsi, dirsi. Così pure si passa più da una religione di popolo, per esempio nei profeti, sovente il profeta chi parla? Parla al popolo. E il popolo nella sua pienezza ascolta o non ascolta. E quindi se c'è da dare un castigo, per esempio se il profeta deve dare un castigo a nome di Dio al popolo, beh tutti sono castigati o tutti sono premiati. Se per esempio il re vince contro non so chi, vengono premiati tutto il popolo che fa tesoro della vittoria. Oppure viene castigato tutto il popolo che viene castigato per la sconfitta. Se invece parliamo di queste comunità sparse, non ha più tanto senso di parlare di cose collettive, perché le cose collettive non ci sono più tanto. Allora si parla più di religiosità magari familiare o religiosità più singolare. Non è che non crediamo più in Dio, certo che no, però si passa da un discorso collettivo a un discorso più familiare o più singolare. Per cui si è entrati in un grande mondo assolutamente, assolutamente, assolutamente diverso. Per esempio, se poi si parla di
più di saggezza, sì, mi spiego meglio. Quando gli ebrei parlavano, i profeti parlavano e dicevano, dice il Signore, sono cose che diceva al popolo ebraico, agli altri popoli potevano anche assolutamente non interessare, quindi essere anche molto diversi. Invece le cose di cui parlano questi libri sapienziali sono cose che vanno bene per tutti. D'altronde non è pur vero che se noi anche oggi parliamo di, per esempio, di un discorso morale, poi non morale, ma parliamo dei valori. I valori cristiani che noi proponiamo normalmente vanno bene anche per un ateo, molto sovente, valore della libertà. Valore dell'ecologia, valore del rispetto delle persone, valore, tutto il discorso civile che possiamo mettere, sono tante cose che possiamo condividere con persone di altre religioni e sono cose che possiamo condividere anche con persone che si dichiarano ateo, che però questi valori sono valori umani che quindi rispettano e magari vivono, vivono magari meglio di noi, tante volte, no? Invece, quindi la sapienza si confronta con questi valori umani, rispetto invece a prima, dove venivano dette delle cose più tipiche del popolo ebraico. Quindi qui ho cercato di fare un'inquadratura di senso. Venendo un po' più al dettaglio, sapienza. Beh, cominciamo dalla parola. La parola nostra sapienza è uguale alla parola latina. Sapientia, uguale preciso. Se traduciamo invece in greco si parla di sofia, la sapienza è la sofia. Se parliamo dell'ebraico c'è una parola un po' più difficile che ve la leggo che è okma, okma, per cui okma è sapienza e akam è il saggio o il sapiente. Dove la parola ebraica che poi viene tradotta in greco sofia, in latino sapientia e in italiano sapienza, parte più quasi da capacità professionali. Chi è il sapiente? Colui che sa fare le cose, che sa fare il fabbro, un sapiente, che sa bene il suo mestiere, che sa l'arte di fare i vasi di terracotta, che sa fare, immaginate voi. Diventa anche saggio colui che sa dare consigli politici nell'ambito della corte del re, il saggio. Invece la parola sofia greca è più astratta, la parola sofia greca è più astratta, la saggezza greca è più una roba di riflessione. Prendiamo la grande filosofia greca, è proprio una roba di riflessione che i grandi filosofi, ragionando e via dicendo, hanno cercato di portare avanti e dire e spiegare. Per cui la parola ebraica è sempre solo più o meno uguale a quella greca, come solito. Nei passaggi ci sono delle differenze che dicono anche un pochino la differenza tra quella che è la sapienza greca a quella che invece è poi la sapienza ebraica, che rispetto alla sapienza greca è una sapienza più pratica, è una sapienza più legata per esempio alla legge rispetto a quella greca. Teniamo presente una cosa che è d'inciso sul mondo greco. Quando è nata la grande filosofia greca, i greci erano politeisti, lo sappiamo, avevano tutte le divinità possibili, immaginabili, che noi chiamiamo con i nomi latini, ma poi ci sono i nomi greci. Invece, quando è nata la filosofia di per sé non ha divinità, è più un pensiero umano, più un ragionamento umano. I grandi filosofi, Platone, Aristotele, quelli greci, non è che non fossero credenti, però la fede o il credere nelle divinità è passato in secondo piano e il loro ragionamento era anche un po' lontano rispetto alla divinità. E
Il mondo ebraico invece ha cercato di mantenere sempre questo legame con la divinità, a differenza del mondo greco. Perché nella filosofia greca c'era un po' l'idea, le divinità fanno guerre tra di loro, fanno amoreggiamenti, fanno di tutto e di più, va bene per l'epica, va bene per il teatro, va bene per la tragedia greca, va bene per l'epica, ma alla fine sulla vita pratica cosa servono tutte queste divinità? A poco. Oppure vanno bene per il popolino che vanno ai templi, fanno così, ma un vero saggio alla fin fine. Il mondo ebraico invece ha mantenuto di più molto fedeltà a Dio, a Yahweh, certo. Però in qualche modo non è che Dio scompare, ma passa un momentino in secondo piano. Se noi leggiamo i profeti, Dio è citato ogni capitolo 50 volte, tanto per fare un numero. Se leggo questi libri sapienziali, Dio è citato 5 volte. E quindi questa differenza anche solo di citare Dio, fa notare che c'è una certa differenza. La sapienza ebraica. Gli ebrei come l'hanno intesa questa loro sapienza? Primo, faccio tre passaggi. Primo passaggio, la sapienza è una saggezza pratica, lo dicevo, so fare il mio mestiere, sono un bravo artigiano. La saggezza pratica relativa alla vita e anche alle relazioni umane, so comportarmi bene con le persone, so come trattarle, via dicendo. Questo è il primo gradino della saggezza. Un gradino successivo che gli ebrei hanno introdotto, ed è diverso questo rispetto al greco, la saggezza ebraica è possiamo vederla come una personificazione della legge ebraica. Che cos'è la legge? Noi abbiamo del concetto di legge molto diverso dagli ebrei, questo ce lo siamo già detti più volte, ma loro dicevano, e nei libri della sapienza appare proprio questo, la legge è la nostra sapienza, la legge è il meglio che noi possiamo avere. Nella legge possiamo trovare tutte le saggezze possibili e immaginabili. Quindi cos'è la sapienza? La sapienza è proprio questa legge che noi abbiamo, cominciando dai 10 comandamenti e poi via via tutti gli altri 615 mismot e poi tutte le altre cose che hanno, e via dicendo. Quindi la sapienza come una personificazione della legge ebraica. Terzo passaggio, cos'è questa sapienza ebraica? È una personificazione cosmica. Ci sono dei passi che poi citerò un po' meglio, nei quali si dice che quando Dio creò il mondo ero presente a questa creazione. Quindi una quasi come una personificazione cosmica separata da Dio, da lui creata e derivata, che regola l'universo nel suo divenire e l'azione degli uomini su questa terra. Riprendendo questi tre punti un momentino più in profondo, la sapienza come saggezza pratica. Qui gli ebrei hanno sempre visto Salomone come il grande saggio, partendo proprio da questa saggezza pratica. Ci sono quei brani in cui si parla di Salomone, che è interrogato da due donne che tutte e due rivendicano lo stesso bimbo. E una dice questo è figlio mio, l'altra dice questo è figlio mio, e allora Salomone dice, e come si fa a capire di chi è figlio? Fa la proposta salomonica, dice tagliamo la metà e diamolo metà a una madre e metà all'altra. A quel punto la vera madre si sente come dire presa sul vivo e dice piuttosto che questo figlio muoia lo si dia alla mia rivale. Allora lì il saggio Salomone dice, siccome tu sei disposto a rispettare la vita di questo bimbo, piuttosto che averne una metà morta a questo punto, certo,
tu sei la vera madre e la saggezza di Salomone, questo è un esempio di questa saggezza pratica, proprio pratica, nell'essere anche giudice o anche questo e quell'altro. Poi è chiaro che dall'influsso di Salomone è nato tutta una, potremmo dire quasi una scuola di saggezza, saggezza di corte, anche di servitori di corte, di personaggi di corte che portavano avanti questa saggezza. E sappiamo che a Salomone sono attribuiti in modo artificiale, va bene, però sono comunque attribuiti a lui diversi libri, il libro dei Cantici, Cantico dei Cantici è attribuito a lui, il Coelet è attribuito a lui, il libro della Sapienza di cui abbiamo letto un pezzo è formalmente attribuito a lui, poi non è certamente suo, però è attribuito a lui, quasi facendo risalire questa sapienza al grande re Salomone. Se volessimo fare una differenza tra Davide e Salomone, Davide è stato il grande guerriero, il grande conquistatore, quello che ha fondato il regno ebraico, quindi un comandante militare, un comandante che poi vuole costruire il tempio, poi lo fa il figlio, ma comunque l'idea era sua. Quindi potremmo dire, vedere Davide come la personificazione del primo, di questo mondo intermedio tra il periodo fondativo e il periodo profetico. È una bella personificazione Davide di questo periodo profetico. Infatti a Davide si attribuiscono molte di queste cose. Salomone invece è visto un po' come il padre fondatore, poi invece di questo periodo dei saggi, di questa sapienza ebraica. La seconda modo di vedere la sapienza, dicevo, la sapienza come personificazione della legge ebraica. Questi libri sapienziali che noi conosciamo sono certamente ispirati da Dio, certo la Bibbia li pensa ispirati da Dio, e li fanno vedere come una esemplificazione della legge. La legge, per esempio, tanto per citare un piccolo brano, Baruch, il libro di Baruch è un libro deuterocanonico. Il libro di Baruch deuterocanonico cosa vuol dire? Vuol dire che è recente. Deuterocanonico vuol dire che c'è l'originale solo in greco, non c'è l'originale in ebraico, non è riconosciuto dagli ebrei, come la Sapienza, quindi molto recenti. I deuterocanonici sono tutti recenti, deuterocanonici dell'Antico Testamento. Baruch 4 dice: essa, la Sapienza, è il libro dei decreti di Dio, è la legge che sussiste in eterno. Il terzo passaggio di questo discorso sulla sapienza è questa personificazione cosmica. La personificazione cosmica, per esempio, in Giobbe o in altri libri si parla di questa sapienza che appare distinta da Dio, appare distinta sia da Dio sia dal cosmo, e appare come una sorta di astrazione dell'ordine cosmico, come il piano concepito da Dio nell'organizzazione dell'universo. C'è una pagina che dice: quando Dio creò il mondo io ero presente, quando Dio fece questo io c'ero, e parla la sapienza proprio in prima persona, è uno dei testi più in cui è più maggiormente personalizzata, che dà proprio questa differenza tra distanza tra Dio, la sapienza e la creazione. Che cos'è questa roba lì in mezzo? È creata da Dio, certo, ma è come dire un sottolineare l'importanza di questa sapienza. C'è poi ancora un altro aspetto che mi piace sottolineare, che è questo. La sapienza, sapienza ebraica, ma la sapienza in generale anche greca, è una sapienza che vuole esplorare il mondo, una sapienza che vuol conoscere il mondo, la sapienza che cerca di dare l'idea di come comportarsi, come agire, come vivere. Quindi è una sapienza che si apre a tante sfaccettature. Ci sono degli studiosi che dicono che
Nei secoli, intorno al 400-500 a.C., c'è stata una grande rivoluzione culturale, una grande rivoluzione culturale di cui ancora noi oggi siamo figli, che è legata proprio a questo mondo greco, con questa filosofia greca di cui noi siamo assolutamente figli, E tutto il mondo nostro occidentale è assolutamente figlio di questa cultura greca. E questa è stata una grande rivoluzione. Si è passato da un credere, un'idolatria, per esempio, greca, in tante divinità diverse, poi più buone, meno buone, quasi immagini delle cattiverie, delle bontà umane, a invece a un ragionamento portato avanti, perseguito. Quindi una grandissima rivoluzione culturale è stata, dove sembra che sparisca un po' il legame con Dio, e nel mondo greco assolutamente sì, nel mondo ebraico no, però ci si apre a un discorso molto molto più universale, legato proprio a questo cosmopolitismo, questo dicevo prima, mi scappa il termine, di globalizzazione. Questa globalizzazione è avvenuta allora. Se prima il mondo persiano era fermo nel suo mondo con le sue divinità, il mondo greco era fermo nel suo mondo con le sue divinità, i greci con le loro divinità, gli ebrei piccoli, insignificanti, comunque con la loro divinità e via dicendo, questo è un mondo globalizzato, con un'unica lingua, un pensiero abbastanza comune, dove c'è un ragionamento che per tanti aspetti va bene per tutti. La seconda, c'è chi parla di prima globalizzazione, che è questa, poi c'è chi parla di una seconda globalizzazione più militare, che è quella dei romani. Quella è una globalizzazione poi diversa, però più militare, più pratica. Questa, sì, ci sono state anche qui le guerre, non è che non ci siano state le guerre. Alessandro Magno non andava con i fiori in giro, ecco, andava anche lui e con le guerre. Però una globalizzazione che era meno fondata sul dominare, come la globalizzazione romana, era più una globalizzazione fondata sul pensiero, sul ragionamento, di cui gli ebrei ne sono stati assolutamente, assolutamente figli. Ecco, dicevo già prima che la questione di Dio non è che venga abbandonato, certo, non è che non si parli più di Dio, ma se ne parla parecchio di meno. In questi libri sapienziali se ne parla di meno. La sapienza, chi è questa sapienza? Questa sapienza, ci sono testi che ne parlano come una persona. E invece altri testi che ne parlano come la sapienza stessa, che parla in prima persona. Per esempio, Giobbe 28, la sapienza è introvabile, inafferrabile. Baruch 3:4, capitolo 3:4, annota il carattere misterioso della sapienza. Venendo più al pratico, noi, libri sapienziali, quali sono? Libri sapienziali, secondo la divisione dell'Antico Testamento che abbiamo noi cristiani, sono sette i libri sapienziali. Leggo i titoli: Giobbe, Salmi. Uno può dire, ma perché i Salmi e il libro sapienziale? Non sono di Davide? Non sono del 1000 avanti Cristo? Sì, il libro di Davide ha avuto una lunghissima storia. I libri dei Salmi hanno avuto una lunghissima storia. Ci sono stati materiali certamente più vecchi, certamente tradizioni orali che sono andate avanti per secoli. È pur vero che i Salmi poi hanno trovato la collocazione definitiva e finale in questa atmosfera del periodo ellenistico. E quindi sono figli anche loro del loro tempo, pur avendo del materiale precedente organizzato in questo tempo finale. Quindi i Salmi sono ritenuti periodo libro sapienziale, così pure il libro dei Proverbi ha avuto una lunga storia anche quello. I Proverbi prima si tramandano oralmente,
chiaro. E quindi i proverbi, il popolo ebraico ne avrà sempre avuti di proverbi, alcuni antichissimi, quindi che riflettono anche periodi precedenti. Poi via via il libro dei proverbi, anche quello è avuto poi la sua finale in questo periodo. Libro del Coelet, libro sapienziale, per esempio. Il libro del Coelet è un'esposizione sul contraddittorio tra bene e male, che questo è proprio un discorso da sapienza. Non è tanto credere o no in Dio. I profeti, più che sì, il bene e il male, per carità, non è che parlassero che uno va bene, l'altro va male, non interessasse il bene e il male, ma il tempo, il focus dei profeti era credere in Dio, e il peccato principale era l'idolatria, punto. Non è, invece qui è un discorso diverso. Il Coelet, cos'è bene su questa terra. Difatti fa tutto quel discorso, tutto è vanità e via via. Come dire, fa più un ragionamento filosofico, non un ragionamento teologico. Cantico dei Cantici è libro sapienziale, un inno poetico di lode, amore cantato a Dio creatore. Sì, certo, gli ebrei lo vedono come un inno a Dio creatore, però poi descritto con tanti connotati così umani, tra uno sposo e una sposa, un amante, che alla fine uno dice: dove sta Dio qui? Lo si potrebbe leggere, il Cantico dei Cantici, anche senza metterci di mezzo Dio. Il libro della Sapienza è tipico libro sapienziale. Il libro del Siracide. Questi ultimi due libri, il libro della Sapienza e il libro del Siracide, non sono nel canone ebraico, quindi sono deuterocanonici. Per cosa vuol dire? Vuol dire che sono più recenti, vuol dire che non hanno l'originale ebraico. Non è detto che non avessero mai avuto l'originale ebraico, vuol dire che per motivi che non sappiamo, magari l'originale ebraico c'era anche stato, poi si è perso, e in qualche modo poi gli ebrei l'hanno disconosciuti. Difatti il canone ebraico dell'Antico Testamento è più piccolo, meno libri rispetto al canone cristiano dell'Antico Testamento. Sei libri dell'Antico Testamento, sparo un numero, spero che sia esatto, sono 46, mi pare di sì, secondo la nostra cristiana, il canone cristiano. Secondo il canone ebraico ne mancano 5 o 6, mancano questi due qui, mancano i libri dei Maccabei, mancano Baruch, manca poi qualche pezzetto di Daniele, qualche pezzetto di qualcos'altro, manca un altro libro che non mi ricordo, ne ha 5 o 6 in meno, il canone ebraico. Perché il canone ebraico divide tra libri Torah e libri storici, poi profeti, e poi fa un conglobato degli altri libri, dei Ketuvim, che sono altri scritti, dove negli altri scritti ci sono il libro dei Salmi, Proverbi, Giobbe, Cantico dei Cantici, come abbiamo noi. Ma ci sono anche Ruth, Lamentazioni, Ecclesiaste, che abbiamo anche noi nei sapienziali, Ester, che non è nei sapienziali, Daniele, che noi mettiamo nei profeti, e poi c'è il libro di Ester e Neemia, che noi mettiamo negli storici, e poi c'è il libro delle Cronache, che noi mettiamo negli storici. C'è un po' di differenza, di divisioni, tanto per fare un po' di confusione. Sapienza, sì, andiamo verso la conclusione. Il Nuovo Testamento, cosa possiamo dire su questa sapienza? Beh, il Nuovo Testamento ha utilizzato molto questi libri, utilizzato molto. Anzi, per certi aspetti, il mistero della Trinità, l'ho già accennato forse altre volte, derivano proprio da questi prodromi sapienziali, dove dicevamo che la sapienza secondo gli ebrei era
Primo, va bene, secondo, la sapienza pratica, secondo, legato alla legge, ma terzo passaggio, la sapienza come entità tra Dio e la creazione. Che cos'è questa sapienza? È facile noi farla diventare, per esempio, lo Spirito Santo, per un verso, oppure farla diventare un'immagine di Cristo. C'è per esempio chi legge, se noi leggiamo il prologo di Giovanni, in principio era il verbo era Dio, il verbo era presso Dio e via dicendo, e se potremmo, al posto di mettere la parola verbo, mettessimo la parola sapienza, funziona tutto uguale, funziona tutto uguale. Poi San Giovanni ha privilegiato la parola logos al posto della parola sofia, perché la parola logos è verbo, logos è il verbo, quello che esce dalla bocca, la parola, invece la sofia è quel che esce dalla mente, se vogliamo potremmo dire, quel che ragiono. E se però San Giovanni avesse utilizzato al posto dell'espressione logos, che noi traduciamo con verbo, la parola sofia, che noi traduciamo con sapienza, e tutto il prologo funzionerebbe allo stesso modo. Anzi, ci sono degli studi che hanno proprio provato a cambiare questi termini, rileggendoli, andandoli a confrontare con il libro sapienziale A, B, C, D, E, F, G, perché poi noi scappano questi collegamenti con l'Antico Testamento, scappano molto. Cosa che non scappava invece a delle persone che comunque avevano una cultura ebraica, una cultura biblica importante, e quindi sapevano, se scrivevano delle cose nuove sovente c'erano delle assonanze o citazioni o assonanze con testi dell'Antico Testamento. Quindi questi libri sapienziali o questa cultura nuova che arriva in questo periodo diventa una grande base per il Nuovo Testamento. Ma se noi prendessimo anche l'altro passaggio famoso della Prima Corinti 13, l'inno alla carità. La carità è paziente, la carità è benigna, la carità è, prima di tutto c'è la carità, poi quel che resterà è la carità. Anche lì cambiassimo la parola con carità, caritas, con sofia, funziona ancora il discorso. Funziona ancora il discorso. Perché alla fine che cos'è sapienza? E poi diventa apertura agli altri, quindi carità, lì San Paolo parla. Ma potremmo utilizzare anche quell'altro verbo. Quindi questi libri sapienziali sono stati una grande base del Nuovo Testamento per certi aspetti, e direi sono un grande valore universale, non per dire che i profeti non hanno un grande valore universale, per carità, non vorrei dire che Isaia non ha un grande valore universale, perché se no mi scomunicano, ma però avevano un'ottica più ridotta. Invece questi libri sapienziali hanno un'ottica molto più grande. Non per niente, veniamo al nostro testo e poi chiudo proprio, il libro della sapienza viene utilizzato molte volte nella lettura delle domeniche. Come prima lettura è forse uno dei libri più citati, più utilizzati nelle letture domenicali. Ho trovato qui un elenco che viene usato in 2, 4, 6, 8 volte nei tre cicli liturgici, che sono tanti 8 volte, perché le domeniche sono tempo ordinario, 33 domeniche, 33 per 3 fa 99, 12 volte sono tante, perché i libri sono tanti, sono 40-46, quindi 12 volte sono tanti, sono più della proporzione. Libro della Sapienza è utilizzato molte volte, perché siccome fa un discorso molto generico, molto anche valido per tanti aspetti, e siccome la prima lettura sovente è a commento del Vangelo, e il Vangelo tratta dell'argomento che tratta, va bene, ogni domenica tratta dell'argomento che tratta, questi libri della Sapienza, facendo un discorso molto generale, è molto facile accostarli a un brano del Vangelo, proprio perché sono come una
potremmo dire proprio una bella preparazione al Vangelo, una bella preparazione. È più difficile a volte accostare un testo storico al Vangelo. E quindi non viene, invece il Libro della Sapienza viene assolutamente, assolutamente privilegiato. Chiudo dicendo questo. È stata una cosa positiva che il mondo ebraico abbia saputo confrontarsi positivamente col mondo greco. In questo periodo ellenistico potevano chiudersi, ritirarsi del tutto in se stessi, morire lì di loro, e invece hanno saputo aprirsi, e questo assolutamente è positivo. Poi hanno avuto anche loro difficoltà, per carità, ma però è stata una cosa vincente, questo sapersi aprire. E questo è importante anche per noi sempre, perché a volte si rischia, e rischiamo anche noi oggi, si è fatto così, quindi bisogna fare anche oggi così. E invece bisogna trovare di cogliere il positivo del nuovo che c'è, mantenendo certo valori fondamentali, occorre mantenerli. Però non dire quel che è nuovo è sbagliato, perché se no si parte col piede sbagliato e si rischia di chiudersi. E per esempio, se uno guarda i millenni della Chiesa, qualche volta ci è riuscita di più nell'aprirsi al nuovo, qualche volta ci è riuscita di meno. Giudicare il presente è assolutamente impossibile, lasceremo la storia che giudichi, però è certamente un'attenzione di avere quell'apertura e quella saggezza di dire mi apro al nuovo, mi apro al diverso, sapendo anche cogliere le positività che il diverso mi propone e che il diverso può essere una ricchezza per me. Grazie per l'attenzione e auguro a tutti buona serata.